Secondo la mitologia greca, il primo olivo è scaturito dalla terra a carico di frutti per mano di Atena in una gara con Poseidone. È innegabile che l'ulivo, antica pianta del Mediterraneo, ha assunto enorme importanza nella vita dell'uomo, diventando un monumento della cultura dell'uomo, perché l'ulivo nasce quando l'uomo veramente scopre con grande profondità come alimentarsi con alberi che possano essere un'occasione di eccellenza della sua vita. E quindi questo albero diventa nella storia un elemento di cultura, ma soprattutto un elemento di grande rapporto tra l'uomo e la vita. È dell'ulivo il protagonista del libro curato dall'agronomo Danilo Tavano e presentato il 28 aprile presso la Scuola Media Tommaso Fiore di Bari. Il libro, organizzato in 10 capitoli sull'olivo, è un insieme di informazioni che vanno da quelle più specialistiche riguardante la raccolta, la produzione e la conservazione dell'olio, fino a quelle più piacevoli per i non addetti ai lavori, riguardante la valenza simbolica e culturale dell'olivo e dell'olio, come sottolinea il professor Vito Fascina. Ulisse, infatti, quando torna a Itaca dopo 10 anni di peregrinazione, ma si trova in una condizione di grande difficoltà perché l'amata sposa non accoglie volentieri questo rapporto nuovo con questo straniero. Ebbene, Ulisse spiega che il loro rapporto è basato su questo talamo. Ha costruito, infatti, intorno all'albero dell'ulivo il talamo familiare, il talamo sponsale. Così i ragazzi, rimasti in silenzio ad ascoltare queste informazioni, hanno dimostrato interesse e curiosità attraverso le loro domande. L'olio non tumorale, questo è vero? L'olio della categoria extravergine è ricco di alcune sostanze, che sono sostanze antiossidanti, e di vitamine, tra cui la vitamina E, che sono sostanze implicate nella prevenzione di molte malattie, non solo quelle tumorali. Infine, EduWeb TV ha raccolto utili informazioni sull'olio dal dottor Danilo Tavano. Iniziative come queste sono fondamentali, sono importanti perché contribuiscono alla conoscenza di un prodotto che è un vero e proprio alimento, perché l'olio, soprattutto nella categoria extra, non è un semplice condimento, ma è un vero e proprio alimento da conoscere in maniera più approfondita e dettagliata possibile. Preview.